Signore e signori, dagli studi di Via Mestre in Milano, Maurizio Crozza. Buonasera. Buonasera. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Venerdì. Questa sera toccheremo temi che stanno molto a cuore agli italiani. Ci colleghiamo subito con Nando Bagnoncelli, che ha sondato l'opinione del paese. Buonasera Bagnoncelli. Grazie, buonasera Floris. Buonasera. E partiamo col cartello 11. Sì. Abbiamo chiesto agli italiani, ma se partiamo con il cartello 11, sì, quanto erano inutili i primi 10? Esatto. Parzialmente inutili 51%, totalmente inutili 25%, sì, sono in galleria, la sento a tratti 22%, niente. Non la sento più, 2%. Ecco, Bagnoncelli, qual è il motivo per cui gli italiani guardano ancora i talk show televisivi come questo? E questo tema è piaciuto molto al nostro campione. Sì. Infatti col cartello numero 164, perché gli italiani guardano ancora i talk show? Sì. Perché ho una gamba ingessata e si è rotto il telecomando. 75%, sì, e perché siamo bloccati in una baita dal brutto tempo e si vede solo la 7, 24%. Sì. Ecco. Adesso non si vede neanche la 7, leggo un libro, 1%. Bene, grazie Nando. Per tutti quelli che sono bloccati in una baita, stasera parleremo di occupazione, pensioni, ma anche di nuove faccine di Facebook, pedofilia, Poiane e Tapirulan. Ci colleghiamo con New York, dove c'è Lutwak, che ci parlerà di Tapirulan. Buonasera Lutwak. Devo parlare di Tapirulan? Sì, Lutwak, deve parlare di Tapirulan. Non posso parlare di Poiane? Le Poiane ne parliamo dopo con la Boldrini. Allora aspetto le Poiane. Va bene, presentiamo gli ospiti. Con noi stasera in studio c'è il professor Gian Domenico Bardi del Politecnico di Baia Sardigna, che ci parlerà di pubblica amministrazione e... Cocco fresco. E c'è l'omino dei cocchi? No. Io ne prendo due. No, Lutwak, per favore, non è l'omino dei cocchi. Perché mentre aspetto Poiane, sì, rosicchierei volentieri dei cocchi. Sì, i cocchi sono un tema di cui parliamo più tardi col professor Bardi. Va bene, Lutwak? Non vorrei che finissero i cocchi, però. Mi chiedete, Lutwak, per favore? Grazie. Torniamo in studio, presentiamo la dottoressa Carla Trinca, giornalista, ambientalista, naturalista, direttrice della rivista... Amare le pietre. Amare le pietre, ecco, come mai questo suo amore per le pietre? Ma perché, come dice Lucrezio nel De Rerum Natura, sì, è molto importante... Ma cosa importante... dici? Cosa dici? Ma stai zitta! Stai zitta! Lo dico, no, dal 96, lo dico, no, dal 96! Cretina! 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 Cacciari, scusi, la dottoressa non ha ancora parlato, perché la offende? No, sto solo provando il microfono. Ah, ma, mi scusi. Grazie, me ne vado, prova. Ok. Grazie, me ne vado. Funziona? Sì, ecco, funziona. Di cosa stavate parlando? Sì, la signorina citava Ma Lucrezio. Ma cosa cita Lucrezio? Cosa? Per citare Lucrezio devi prima leggertelo tutto, cretina! Non basta andare su Wikipedia, sono capaci tutti! Sta provando il microfono, Cacciari. No, adesso stavo insultando la signorina. Ah, ok, bene. Ale, torniamo a Bardi, però che è anche vaticanista, vero? Teologo, sì, vero, vaticanista, grande conoscitore dei segreti della Santa Sede, ed ha appena pubblicato il saggio... Non si trova più Ratzinger. Sottotitolo? Ma è assurdo, era qui fino a un attimo fa, non può essere andato tanto lontano, mica corre, eh? Bene, poi è tornata a trovarci la sindacalista Giannina Vampa, che mi ha confessato che ha fatto l'amore fino... Un minuto fa. Un minuto fa. Non ci dica niente, tra poco ci dirà se ci è piaciuto con Paolo Mieli. E per finire, l'ultimo ospite della serata, scusate, ecco, ho perso il foglio... Non mi ricordo il suo nome, che è? Mi chiamo Fabio. E lei perché è qui, Fabio? Mi hanno detto che era brutto lasciare una poltrona vuota senza ospite. Ha dei libri da presentare, qualche teoria interessante? No, faccio il gelataio. Ah, lei fa il gelataio. Allora per me è un corno al cocco. No, la prego, Lutwak.
Ma la Fabio, prego, non era un minuto dei cocchi? No, non è, è qua, comunque fa minutaggio. Floris. Sì, chi parla? Freccero? Posso. Freccero, posso. Buonasera, sì. Posso dire che una cosa, Floris? Certo, naturalmente, ma sì, voglio dire una cosa forte. Sì? Dica. Voglio portare Fabio in Rai. Fabio lui? Naturalmente. Sì. Ma chi? Rai? Voglio Fabio in Rai. Ma io? Sì, ma... sì, lo voglio. Sì, sì, grande, grandissimo. È qua per fare minutaggio, davvero lo può portare in Rai, Freccero? È molto semplice, Fabio è il futuro. Fabio? È come internet, vicino ai burattini. Sì, bene, Freccero. Il sabato sera su Rai 1, bellissimo. Fabio su Rai 1. Voglio portare Fabio e Pasolini. Fabio e Pasolini. E basso, il gelataio, il poeta. Beh, vabbè, Freccero lancia una provocazione, Fabio e Pasolini è un bel tema. Ma ne certo parleremo... che è un bel tema. Sì. È come l'accelerato, è vicino al Freccero. Bene. Non c'era nulla. Bene, scusate, prima vediamo se è tornata un po' di voglia di politica, perché qui fino a luna con Freccero è durissima. Fagnoncelli, a te. Sì, abbiamo chiesto al nostro campione col cartello 19, sì. Ma quand'è che ritornerà la voglia di politica in Italia? Sì. E Renzi c'ha 41 anni, faccia un po' lei i calcoli, 62%. Sì. Oddio, com'è invecchiato Freccero, 32%. Sì. Guarda che non è Freccero, è Leopoldo Mastelloni, 6%. Bene, e in attesa che la politica torni in questo paese e dia un senso ai talk show, volevo chiedere a Lutbach... quante probabilità ha Hillary Clinton di diventare presidente? Tocca a me? Sì, tocca a lei, Lutwak. Ma non c'è abracadabra con i bambini adesso? No, abracadabra l'abbiamo fatta nell'anteprima per allungare la broda. Peccato. Sì. Niente abracadabra, no. Niente poiane, sì. Niente cocchi. Serata molto in salita per me. Mi dispiace, Lutwak. Allora parlo della Clinton? A lei, vado con la Clinton, via. La Clinton, sì? Deve superare un momento felice, sì? Di Donald Trump. Sì? Lui ha vinto in Tennessee, sì? Perché in Tennessee piace molto sparare. Sì? Loro si divertono a sparare le palme, sì? Per far venire giù i cocchi. E basta con questi cocchi, Lutwak, però. Ma basta con i cocchi! Eh sì, basta, la dai! La gente non basta. Ne può più! Sono il simbolo della schiavitù! Calma! Della colonizzazione! Sei un fascista! Sei un fascista! Va bene. Ma sì, allora... veramente, sei un arrogante, sei un fascista, sì. Sei un fascista di sì, cocchi. Io però l'avevo detto subito che mi piacevano i cocchi. Scusate, non vi accavallate, Cacciari, lei crede che Trump può diventare il nuovo presidente? Guardi, Formigli. Sono Floris, scusi. Formigli, Floris, è tutta la stessa ma roba. Sì, allora... Il problema non è se Trump diventa presidente. E qual è il problema? Il problema è come reagisce il PD. Ma cosa c'entra, scusi, il PD? Passo, no. Passo. Freccero, dica. Posso dire una cosa importantissima? Sì, certo, naturalmente. È molto semplice. Cosa? Trump è un grandissimo. Sì? Un grandissimo comunicatore. Sì, bene. Uno forte. Sì. Lo voglio su Rai 1. Sì. Insieme a Fabio. Anche Fabio Trump. E Trump. Ma non voleva Pasolini? Pasolini è morto. Okay. È morto! Basta! È archeologia! Archeologia! Va bene. Voglio Trump. Sì, professore, ha sentito Freccero? No. Non l'ha sentito? No, stavo parlando con la professoressa. Con la Trinca? Con la Trinca, quindi sì. Se io chiedo alla Trinca se ha sentito, neanche lei ha sentito, giusto? Mi scusi, Floris, no. Se hai sentito quanto ha detto dei cocchi? Sì, sì. Ma basta la con prego. I cocchi! Ma va, calma. Me ne vado, vai via. Vai. No, basta Cacciari, basta la prego. Basta con i cocchi, esatto, basta con i cocchi, lo dico anch'io. Eh sì, va bene, calma. Va bene, basta. Il dibattito, basta con i cocchi, il dibattito è decollato. Ci fermiamo qualche mese di pubblicità, tra poco con tanti argomenti, banche, pensioni, lavoro, canone Rai, Fontina e alopecia. Io di alopecia so tutto. Bene, bene. Vado con l'alopecia? No, no, studio. Cocchi e boiane, di attualità, quindi ne parleremo con profondità. Cacciari si incazza, Freccero di più, per fortuna che c'è Lutwa che ci tira un po' su. Grazie di aver scelto il nostro talk show, di averci sopportato soffrendo un bel po'. Tutto interessante e avvincente però, il cartello 105 ci dice di no. Yeah.
Grazie alla Silvano Belfiore Band, grazie ai coristi, grazie ai ballerini, il corpo di ballo di Michela Muffato, Andrea Zalone, Silvano Belfiore Band, ciao popolo delle meraviglie, lo so, come va, bene? Tutto bene? Ragazzi, lo so, voi non avete idea io come mi diverto a iniziare il programma con Lutwak. Voi non avete... No, però è finisher i cocchi. Mi piace da morire, scusate. Che poi, tra l'altro, per Lutwak questo qui è un momento d'oro, ragazzi, perché sta per scoppiare la terza guerra mondiale in Libia. Che troia. Che Lutwak viene fuori come il Carling. Il Carlin, non ne senti mai parlare, ogni 4 anni alle Olimpiadi viene fuori, e lui è uguale. Dunque, ragazzi, a parte tutto, a parte gli scherzi, il titolo di oggi è questo. Il califfo alle porte e adesso guerra seria. Ragazzi, sta scoppiando la guerra e siccome le disgrazie non vengono mai da sole, non solo sta scoppiando, ma comandiamo noi. L'Italia pronta al comando, il centro di coordinamento a Roma. Allora, porca puttana. Dunque, ragazzi, no, ma, perché l'argomento è drammatico, ma fa morire da ridere. Dunque, casomai vi fosse sfuggito il dettaglio, la situazione adesso è questa. Cioè, si è formata una coalizione internazionale composta da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia ed Egitto. È un esercito potentissimo, no? Navi, aerei, droni, elicotteri, portaerei, missili. Ecco. Tutti, sottolineo tutti i paesi, hanno chiesto di essere comandati da noi, cioè da lui. Quest'uomo qui, cioè, quest'uomo qui vestito con lo spezzato, mezzo jeans, mezzo mimetico, mezzo patetico, ecco, io mi chiedo, sono diventati tutti matti, ragazzi? Cioè, fatemi capire, l'esercito più potente del mondo vuole essere comandato da uno che non è riuscito a farsi obbedire nemmeno da Civati? No, io dico, la situazione è davvero drammatica, per carità, solo ieri ci sono state 2 vittime italiane, meno male che oggi almeno hanno liberato gli altri 2, cioè, diciamolo, c'è poco da scherzare. Ma io mi domando, proprio perché c'è poco da scherzare, siete sicuri che dobbiamo comandare noi? No, perché, cari paesi alleati, tra l'altro, non è che gli interventi nel deserto precedenti ci siano venuti tanto bene. Perché, sai, se tu pensi ai soldati americani nel deserto, ti vengono in mente, vai un po' Silvano, ma immagini così, no? Ti ricordi, Apocalypse Now, portaerei, elicotteri, droni, tecnologia, guerre stellari, la più grande potenza del pianeta, no? Ma se tu pensi ai soldatini italiani nel deserto, a me viene in mente questo. Questo è l'esercito italiano in Libia nel 1911. C'è uno con una pentola in testa, uno di colore col pompon e quello che comanda è su un asino. Ora, già 105 anni fa i nostri militari davano sfoggio di efficienza, organizzazione e attitudine al comando. Del mulo, comando del mulo. Però magari, sai, oh, anche una coalizione internazionale si può comandare come il mulo. In ogni caso, nella coalizione sono tutti pronti col dito sul grilletto, ve lo giuro, sono già tutti lì, francesi, americani, inglesi. Portaerei De Gaulle ha passato Suez. Sigonella via libera ai droni americani. Libia, Londra invia soldati al confine con la Tunisia. Sono tutti pronti. Stanno solo aspettando che arrivi l'ordine di attacco da Roma. Da Roma? Ma scusate, chi l'ha deciso di attaccare la Libia? Il Parlamento, Mattarella, Renzi, la Pinotti? Chi cazzo l'ha deciso? Lutwak? Posso attaccare la Libia? Cioè, chi... Cioè, da 2 mesi in Parlamento si discute di canguri, super canguri, unioni tra omosessuali, unioni tra canguri omosessuali.
super omosessuali che adottano canguri in affitto. Esattamente. Ma noi quando abbiamo deciso di attaccare la Libia? No, perché... Io prima di andare in guerra vorrei parlarne, no? Non so, parliamone un attimo. Non stiamo parlando di andare a Gardaland, stiamo parlando di andare in guerra, che come programma per Pasqua è un po' diverso, no? Io capisco che in guerra ci sia l'effetto sorpresa, ma bisogna sorprendere i nemici, non proprio tutti. Oggi l'ambasciatore americano in Italia, John Phillips, ha rilasciato un'intervista al Corriere. A voi la guida in Libia. Ci aspettiamo 5.000 uomini. 5.000 uomini? Da chi? Da noi? Perché, beh, guarda che gli americani, vedi, sulla guerra la fanno sempre facile, no? Perché fin da piccoli li abituano, no? Noi i neonati sulla culla c'hanno le apine, loro hanno gli stealth, evidentemente. In casa noi abbiamo le Colf, loro le Colt. Cioè, dunque, ragazzi, dal 1000, gli Stati Uniti sono nati nel 1776, su 239 anni di vita, sono stati in guerra per 222 anni, il 93% del tempo. Noi italiani siamo nati nel 1861 e per il 93% del tempo siamo stati al bar. Vedi, no, è fuori... È fuori dalle nostre corde. E poi ci sarebbe questo piccolo dettaglietto della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 11. Vabbè, cosa vuoi che sia? Basta non leggerla. È una frasetta inutile, di un testo obsoleto, antico. Quando l'hanno scritta non c'era nemmeno Twitter, per dire... E tra l'altro, quando l'hanno scritta, non c'erano nemmeno Eni, Snam, Edison, Saipem, Impregilo, Technint, Messina, Grimaldi, Alitalia, Enel. Abbiamo più imprese italiane in Libia che in Italia. Con la Libia abbiamo un giro d'affari di 10 miliardi, è il nostro primo fornitore di carburante. A noi, obiettivamente, della Libia ci importa? Sì, sì, ci importa tutto il petrolio. Non vuoi chiamarla guerra? Chiamala operazione umanitaria. Sarà umanitaria fare il pieno in autostrada? È come dare le brioche gratis ai parlamentari. Le brioche gratis sono gesti umanitari, no? Panico alla Camera, blizza la buvette, stanati deputati scrocconi. Li hanno scoperti al bar della Camera, non pagavano nemmeno le brioche. Altro che discutere se andare in guerra. E sono questi che dovrebbero decidere per l'attacco in Libia. Ma questi al massimo si attaccano al bignè. Comunque li avranno anche stanati, però si sono difesi bene, eh? Sentite le dichiarazioni di questo signore qua, Maurizio Lupi, deputato, ex ministro, uomo forte di NCD. Dopo che l'hanno beccato a non pagare, se ne è uscito con. Che follia! E quando c'è confusione, che facciamo? Una fila chilometrica alla cassa? Sì! Testina di lupi, per non dire di cazzo. Sì, fai la fila. Fai la fila. Fai la fila come fanno tutti. No? Fai la fila, porca di una paletta. Ce li vedi, clienti al supermercato, uscire con carrello pieno senza pagare? Tu prova a dire quello della sicurezza. C'era una fila alla cassa. Abbasamba! Ti fa un buco così, ti spara col fucile a pompa, no? Io ve lo giuro, ragazzi, non capisco. Alle volte mi sembra che si divertano a farci incazzare. Altro che guerra alla Libia, noi siamo in guerra con i nostri deputati e non si fermano mai, eh. Ma se volevano toglierci, ragazzi, volevano toglierci la casa dopo 7 rate del mutuo non pagate. Fortunatamente ora sono venuti più amici consigli e ce la tolgono dopo 18 rate. Questa è di ieri. Mutui. Casa alle banche dopo 18 rate non pagate. Sono mesi che il nostro governo fa regali alle banche. Ma perché? Cos'è tutta questa gratitudine di Renzi nei confronti delle banche? C'è qualcosa che non sappiamo?
quando era piccolo, una banca gli ha salvato la vita? Si era perso nella giungla ed è stato allevato da un branco di banche come Mowgli? Ma perché il PD adesso aiuta così tanto le banche? Quando c'era Bersani, ragazzi, il PD gli faceva un mazzo così alle banche. Gli ha tolto le commissioni, gli ha azzerato le penali sui mutui, ha aumentato la trasparenza, ha rotto più le balle Bersani alle banche di Balanzasca. Povero Bersani, me lo fate vedere quante gli hanno fatto ingoiare. Guarda come è distrutto. È impietosa questa foto. Bersani con Verdini che vota la fiducia. Siamo approdati nella casa delle libertà. E te ne accorgi ora, Bersani? Oi, Pier, buongiorno, benvenuto nel 2016. Bersani ha una velocità di reazione di un dattero di mare, che sono quelli che stanno negli scogli. Verdini in maggioranza, ragazzi. Adesso che lo viene a sapere il presidente Napolitano, son guai. Non c'è più Napolitano? Porco boia. Adesso che non c'è più Napolitano, che glielo dice a Wojtyla? Comunque, Silvano Belfiore Band. Però... Certo che Bersani ha ragione, però... Verdini che vota il governo è un grande ritorno in scena della Casa delle Libertà. Ma la cosa incredibile è che Verdini, ragazzi, non piace solo a Renzi. Ha stregato tutti. Se pensi che domenica su Repubblica Eugenio Scalfari ha parlato bene di Verdini... Scalfari che parla bene di Verdini è come dare da mangiare Bambi a un vegano. È un po' come se improvvisamente Bob Dylan parlasse bene di Valerio Scanu. Cioè, sai cosa? Sono tutti innamorati di lui, lo corteggiano in tanti, però ormai è chiaro, il suo cuore è impegnato. Io li vedi lì? Guarda lì che belli. Eccoli lì. Io una vita insieme, tra questi due, me la sono immaginata. Mentre vi lascio alla loro intimità, io vado di là a cambiarmi per entrare in maggioranza. Se domani io non potessi votare più te, mettiamo il caso che mi chiamasse la Sant'Anche. Buongiorno. Quello... Ciao amore mio. Ciao. Ti è piaciuto stanotte? Certo, ha vinto l'amore. Oh, avrò mica russato? No, solo un pochino, più che altro hai parlato nel sonno. Oh, caspitalina, che dicevo? Non lo so. Parole senza senso, tipo valori, coerenza, etica, principi morali, boh. Mamma mia, ti sarei spaventata, amore mio? Un pochino sì. Sono le 7, chi è che ti cerca a quest'ora? No, niente, la Vodafone. Ah, sì? Un certo Pierluigi Vodafone. E di nuovo Bersani, eh? Non ti dimentica mica. Ma scusa, sto grullo. Come fai a sapere che è lui? Hai letto il messaggino? No, ho letto il messaggero. Ma è su tutti i giornali, guarda qui, grullo. Non riesce proprio a farsene una ragione. Che fai? Adesso rispondi pure. Tesoro, sta male, poverino, mi dispiace. Dai, io e lui siamo stati insieme tanto. È solo molto geloso. In fondo, guarda che gli abbiamo portato via la casa. Questa casa è sua. E si vede che la casa sua non funziona una fava. È due mesi che ho chiesto a Renzo Piano di farci un progettino. Un baglietto nuovo. Che cazzo servono i senatori a vita? Se poi non riescono nemmeno a sistemarti i rubinetti. Tesoro, ti prego, non ti agitare. Quale ti metti, la destra o la sinistra? Fai lo spiritoso? Dimmi, fai lo spiritoso? Destra, tutta la vita. Dai, dammi qua, tesoro mio. Certo, sei amore. Sei bellissimo, lo sai? Ora però vai, che oggi in Senato si discute di banche, non vorrei che arrivassi in ritardo, eh? In ritardo? Ma quale ritardo? Che le chiavi del Senato ce l'ho io. Ciao, rottamino amoroso! Sono pazzo di lui. Pazzo! Onorevoli colleghi, buongiorno, ci prepariamo la seduta, per favore. Aspetta un attimo, Grasso! Ho portato la colazione, scusa. Come non detto, onorevoli colleghi. Scusami, eh.
Ragazzi, le brioche. Grazie, Dennis, sei un tesoro, avrei speso una fortuna. Ma che speso? Speso niente, sono le brioche della cara della buvetta del Senato. Piano! Piano! Non va boffate, lo sapete? Che con me ce n'è sempre da mangiare per tutti! Certo che ora ci vorrebbe un bel cappuccio, eh? Shhh, non dire quella parola! Cappuccio! È meglio che non la nomini, se no si accorgono che siamo massoni! Ma allora è vero, hai detto massoni! No, chi? Ho detto no, masone. La sua nonna è di Masone, vicino a Campoligure. È un paesino vicino a Campoligure. Masone. Ah! Dennis, Dennis. Che c'è di me? Meno male che sei arrivato. Cosa? I grillini si sono messi di traverso sul decreto aiuto a banca. Non gli piace l'articolo 3. Ma quale? Quello che se non paghi 3 rate del mutuo, la banca può pignorarti un rene? Quello là, vogliono cambiarlo. C'ha ragione. Cosa se ne fa la banca di un rene? Ma... Fai 2 reni, no? Dennis, bravo, l'editoriale di Eugenio Scalfari sulla Repubblica, l'hai visto? Sì, certo, l'ho visto. Ma parla benissimo di te! Povero Scalfari, 91 anni, è normale che perda colpi. Dennis, scusami, Dennis, hai visto gli ultimi dati di Istat? Sì. Questo mese il PIL è aumentato dello 0,8%. Sei contento, eh? Vedrai il prossimo anno quando arriverà al 2%. Perché? No, questi sono i dati Istat del 2017. Ma come fai ad avere già i dati dell'anno prossimo, scusa? Li scrivo io. Ah. Se vuoi ti improvviso anche quelli del PIL 2050 sugli piedi, tanto sono numeri tutti dati a cazzo. Comunque complimenti per Scalfari, eh. Figurati, sei grazie forte. Ancora. Dennis, ma hai letto i giornali? Sì, ho visto che ha parlato bene di me la Repubblica, Scalfari. No, il Fatto Quotidiano. No, che dice? Dice che sei a processo e c'è anche associazione delinquere. Associazione delinquere, che brutta parola. Io preferisco chiamarlo lavoro di squadra. Comunque, quando sarebbe sto processino? Il 17 marzo. Come 17 marzo? Oh, ferma tutto. No, perché io, dopo le 10, io c'ho giudo. Grasso, mi guardi in agenda come sono messo il 10? Onorevoli colleghi, do lettura degli impegni del senatore Verdini del 17, dopo le 10. Pilates, ore Pilates. 10 Pilates, il Senato approva. Ecco, era Pilates, non giudo, come faccio? Non posso mica spostare Pilates. Scusa Gianni, dimmi. Il tuo suocero è sempre nel CSM, giusto? Sì. Perché si tratterebbe di spostare il mio processino. Non si potrebbe, Dennis. Non si poteva nemmeno mettere la tua Maserati sul conto del Mose, però l'abbiamo fatto. Ora che mi ci fai pensare, forse il processo di qualche mesetto lo possiamo spostare. Bravo, tranquillamente. Ora, vai, sparisci prima che ti segnali il Gran Maestro della Loggia. Dennis, scusa, questa volta abbiamo sentito tutti. Hai detto Gran Maestro della loggia. No, Maremma. Pensavo a Bernacca, Gran Maestro della pioggia. Ottimo meteorologo. Su, dai. Oh, dov'è Renzo Piano? Renzo! Renzo! Mi devi fare quel bagnetto! Devi farmi il lavoro al bagnetto, certo, fa finta di non sentire, carta vince, guarda. Carta guarda verde, qui. Carta vince, carta verde, dove è l'asso? Carta vince, carta verde, dove è l'asso? Carta vince, carta verde, dove è l'asso? L'asso è qui. No, 50 è. Euro. Ma non è l'asso. Non è l'asso. Tu vuoi essere rieletto? Sì. O vuoi far la fine di Diliberto? Perché? Sai cosa fa Diliberto? No. Fa il commesso al lupine. No, io non voglio far commesso al lupo, voglio essere rieletto. Dov'è l'asso? È questo, hai vinto 50 euro. Tu e tu fuori dai coglioni. No, scusa Dennis, ma che abbiamo fatto? Avete salutato Alfano prima, io voglio salutare solo gente per bene. Vabbè, forza, sì, vabbè, andiamo. Vabbè. Ora sparite, devo occuparmi di cose serie. Piero, fai partire l'argomento Libia, per favore. Onorevoli colleghi, allora, do inizio alla discussione sulla missione militare in Libia. Siete contenti ragazzi? Andiamo a riprenderci la Libia. È giusto Dennis, è un intervento umanitario. Ma sei scema, sveglia, quale umanitario? Un intervento monetario. Hai presente quanti interessi ci abbiamo là? Chiamami un po' la pannocchia. Chi? La pannocchia. Pinotti, il ministro... Pinotti, mi chiamo Pinotti. Pinotti, ma certo, ministro mio, mamma mia come sei bella. Fatti un po' vedere bene, sei corazzata, Allora, pinocchiona mia. Attacchiamo.
non so. Dobbiamo ancora decidere, dobbiamo valutare ancora. Poi sai, c'è la Costituzione. C'è scritto che l'Italia ripudia la guerra. Da quanto ne so io, l'Italia ripudia la Costituzione. L'ha sempre fatto, si è sempre trovata benissimo. E dai, attacchiamo, Pinottina. Ma non saprei. E dai, su, diamo un senso a tutti sti cazzo di F-35. Cosa li abbiamo comprati a fare? Su, ragiona, Pannocchia, libiamo. Attacchiamo, attacchiamo la Libia, libiamo. Libiamo? Ma sì, libiamo, da verdini a verdi è un attimo. Grasso, mi cambi ste cazzo di luci, per favore. Libiamo, libiamo coi militi tali, ci andiamo a fare guerra che ora. Di norma paura. E invece c'è una grande opportunità. Vanta Etruria, Tripoli, votiamo in borsa il drone. La guerra ci porrà di... Ma il grano ci fa paura. Dammi un secondo. Au bova, au lon, che cosa rispondo? Coloro che mettono i bombardier. Mi vedo già al tripudio di droni nell'aurora. Ma se quello non c'è più, lassù pensai qua qui. Sara, Silvano, Belfiore Band, il coro, gli attori, i barellieri, i ballerini, tutti. Grazie, grazie. A poco. Questo qui è il neopapà. Se è vero che quando ti parlano alle spalle ti fischiano le orecchie, Bendola questa settimana ha sentito l'orchestra sinfonica di Vienna. Ma lui è uno abituato alle battaglie. Le perde tutte. Però è abituato. Lui ha sempre avuto tanta grinta, lui è il Che Guevara del Salento, lo Zappata del Tavoliere, il subcomandante Marcos delle cime di Rapos. Guardatelo qui in un comizio del 2013. Che passionario che è, guardate. Vedete, l'idea che sono tutti uguali è il modo per umiliare chi prova a faticare per dare un senso di cambiamento reale. Vai, vedo, alla propria terra. Non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Noi non siamo uguali. Vai. A quelli che frequentano il billionaire a Porto Cervo. Bravo. E a quelli che organizzano il burlesque nottetempo. Sì. Noi non siamo uguali ai sepolcri imbiancati che alla mattina presentano l'acqua santiera nei palchi elettorali e di notte organizzano i coca party. Noi non siamo uguali. Dobbiamo vincere per cacciare il vocabolario del maschilismo e della volgarità della destra. Ha ragione. Su questo obiettivamente ha ragione.
in Italia non siamo tutti uguali. Perché se tu sei gay e vuoi un figlio, ma lavori al banco del pesce della Coop, nemmeno se lavori 100 anni ti puoi permettere l'affitto di un utero, al massimo ti puoi permettere l'affitto di un totano. Non siamo tutti uguali, no, perché ho letto che per una maternità surrogata la tariffa attuale è dai 25.000 ai 150.000 dollari, tutto escluso naturalmente, albergo, viaggi, bevande, biberon, omogenizzati, carrozzine, pannolini. Tantino, eh? Io per fare i miei figli ho speso 1.000 lire per la miscela della Vespa e un plaid da stendere sull'erba. E poi nei 18 anni successivi ho conguagliato. Comunque, indipendentemente dal giudizio morale, diciamo che la maternità surrogata al momento è un lusso. Guarda un po' chi se l'è permessa. La 20th Century Fox presenta Nicole Kidman, Robert De Niro, Elton John, Ricky Martin e Miguel Bosé. Ale! Il destino di un bebè? Guarda che è bizzarro, eh? No, perché se ti capita come papà adottivo Robert De Niro, vabbè, passi direttamente dal girello all'Oscar. Ragazzi, se ti capita Nicky Vendola è dura. Con tuo papà che ti bombarda continuamente con la sua narrazione. La prima parola che pronunci non è mamma, eh? Stai un po' zitto, ti prego. Voi pensate che io esageri, eh? Ora vi faccio leggere questo tweet di Vendola. Io non l'ho capito ancora adesso, se c'è qualcuno che mi aiuta. È urgente ricostruire una trama di comunità capace di guardare il mondo senza lenti deformanti dell'ideologia dominante. Che cazzo? Ragazzi, Vendola è l'uomo più prolisso che esista, ve lo giuro. E adesso sta per sposarsi con Eddie, no? Per rispondere sì ci metterà 4 settimane. Ci saranno gli invitati che dormiranno nelle tende della protezione civile. I testimoni si terranno in piedi con le anfetamine. Io però sarei curioso di vedere Vendola col suo bebè in una classica situazione padre al parco, no? Mentre cerco un passeggino in affitto, vi lascio con un altro suo filmatino, così intanto vi abituate al vendolese. Vai! Qui siamo, agli esiti di una mutazione sociale che ha mutilato il lavoro del suo valore sociale, dinanzi ad una democrazia sempre più rattrappita e ridotta a talk show, dinanzi al clamoroso ritorno, come cuori del dibattito pubblico, dello Stato nazionale, dello Stato etico e dello Stato d'eccezione. E questo non è agghiacciante solo sul piano politico. Il quadro è buio. Adoro, nell'aria fresca prodotta dalle piante, quando non emettono anidride carbonica, spostare gli arti inferiori alternativamente uno davanti all'altro. Fare una passeggiata. Esatto, una passeggiata. Adesso però è opportuno mutare la condizione delle nostre membra affinché traggano giovamento da una condizione di ozio. Aspetta, questa la so. Sediamoci. Sediamoci. Da dove viene questo suono piuttosto sgradevole e all'udito? È il bambino, Nicky. Piccolino, ciao. Fai fare a me, gli canto una ninna nanna. Per fare un albero ci vuole un elemento organico contenuto all'interno di un frutto che, interrato opportunamente annaffiato, gli dà il germoglio. È il seme, di il seme, Nicky. Salve. Buongiorno. Salve, buongiorno. Un saluto a voi, testé arrivati, in codesto agglomerato di entità appartenente al regno vegetale. Eh? È il parco. Ah. Oh, che carino. Si chiama Tobia Antonio. Lei si chiama Giorgia. E lei Eva. Eva. Io sono la mamma, piacere. Piacere, sono il papà. Io sono la mamma. Io sono il papà. Piacere. Io sono il papà. E lei? Nicky Vendola. Ho appena assemblato una manciata di note sperando che Morfeo lo accogliesse tra i suoi prolungamenti degli arti. Gli cantava una ninna nanna. Ah.
Ah, la nostra dorme come un sasso. Lei dorme solo se in camera nostra. Noi invece abbiamo intrapreso un percorso di autodeterminazione per cui lui già dorme da solo nella sua cameretta, circondato da poster di Berlinguer, Togliatti e Gramsci. Poverino, che cameretta triste. Però gli abbiamo messo un carillon per farlo divertire del discorso di Veltroni al Lingotto quando ha fondato il PD. Ah. Quanto ridere si fa Tobia Antonio. Certo che è dura avere un figlio, però... Sono tanto contenta. È così caro. Sono proprio cari i bambini. Sì, e poi il cambio del dollaro è sfavorevole, è una mattata. Sì. Comunque non c'è niente di più bello dell'avere un figlio, eh? Sì, ti senti parte di qualcosa. Sì, è bello mettere su famiglia. La classica famiglia all'italiana, quella costituita da un babbo, da un altro babbo, un ovulo norvegese, lo spermatozoo canadese e una clinica californiana. Ma, dottor Vendola, lei per noi è un esempio. Anche nostro figlio è nato grazie alla maternità surrogata, sa? Ah, beh, anche a noi la scienza ha dato un aiutino. Abbiamo fatto l'eterologa. Immagino che vi avranno massacrato anche a voi. Veramente no. Non c'è stata una sollevazione sulla difesa del corpo della donna? No. Nemmeno un tweet di Salvini che vi dà degli egoisti disgustosi? Zero. No. Una Paola Binetti che di notte è venuta a suonarvi il citofono e poi è scappata? No. Anzi, ci hanno fatto tutti le congratulazioni. Sì. Quindi, scusate, alla fine ce l'hanno con noi solo perché siamo due froci. Beh, omosessuali. No, froci, quando serve la sintesi la so usare anch'io. Io allora dico no. Io dico no, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Vieni, Tobia Antonio. È giusto che tu sappia, bimbo mio, che il mondo ti aspetta ingrato e feroce. Quando sei nato eri trend topic su Twitter e oggi, dopo 3 giorni, come argomento su Facebook, sei diventato solo terzo. Dietro Belen, che torna con l'ex, è la finale di Masterchef. È la finale di Masterchef. È la finale dei cuochi che si alternano ripetutamente ai fornelli. È giusto che tu sappia che per colpa della mia scelta avrai contro la Chiesa e i preti ti staranno lontani. Beh, su questo ti è andata bene. È giusto che tu sappia che non mi importa se sarai etero, gay o trans, in ogni caso sappi, figlio mio, che a 14 anni col cazzo che ti compro il motorino. È giusto che tu sappia che crescendo avrai dei problemi, ma sei un uomo libero, figlio mio, perché sappi che questo mondo si divide in 2 categorie di persone, quelle libere e quelle povere. E tu sei libero. Grazie a Letizia, Nazareno, Giacomino, Marianna e Antonio. Allora, ragazzi, diciamocelo, Nicky Vendola come papà è un po' un ibrido. Possiamo dire che è un ibrido. Tra l'altro, al momento è l'unico ibrido che siamo riusciti a produrre in Italia, perché se aspettiamo quelli della Fiat, facciamo prima vedere la Toyota che inventa il teletrasporto. Comunque, no, mi fate vedere, ecco, un uomo che come ogni emigrante, Marchionne, è arrivato in America con una valigia di cartone, un maglione di cartone, ma soprattutto una fabbrica di macchine di cartone. No, se di stipendio quest'uomo qua si è tagliato tantissimo, sapete, quest'anno. 2015 di magra per Marchionne, lo stipendio scende a 10 milioni. Con 10 milioni all'anno uno normale riesce a malapena a tirare la carretta, ma lui non è uno normale. Le carrette non solo le tira, le presenta anche al Salone dell'Automobile di Ginevra. Ha aperto questa settimana, ragazzi, è fantastico. Ci sono tutte le case automobilistiche del mondo che presentano i loro nuovi modelli, no? Prototipi, innovazione, auto avveniristiche, no? Infatti per Marchionne Ginevra è un incubo.
Lui si è presentato lì con la 124 Sport, la Tipo e la Panda Kung Fu. Capite come siamo messi? Cioè, gli altri presentavano le macchine che vanno a idrogeno, lui, questa qui, va a rametti di bambù. E tra l'altro, una volta che fai il pieno, devi aspettare 13 ore che digerisca. Scusate, a questo punto mi viene una voglia incredibile di diventare Marchionne. Regia, mi date 10 milioni di dollari? No? Va bene. Allora mi accontenterò di una poltrona e di un maglioncino. Intanto beccatevi 30 secondi di quello vero. Abbiamo visto i primi risultati nel circuito di Barcellona, la prima volta che la macchina ha corso è stata a sentire il rumore della macchina, il fatto che la macchina gira quando deve girarsi e non cade, è affidabile, è già un passo avanti. No? Dopo questa esperienza, intanto quanto tempo vorrà dedicare a questa esperienza e che cosa pensa... Quale esperienza? Ho multiple esperienze. Questa della guida di FCA. E che cosa vorrà fare dopo e se... Vorrei fare il giornalista, questo ecco. l'ho detto più di una volta, perché mi piace il fatto che uno può fare domande senza mai essere responsabile per le risposte. Questo mi piace molto, cioè rompere le scatole agli altri, come professione mi piace. Buonasera Marchionne, buonasera. Buonasera. Io vorrei fare il giornalista come voi. Sì, va bene, adesso. Ragazzi, per rompere le scatole alla gente con le vostre domandine, no? Vabbè, ma è un mestiere. Marchionne, come si fa un ibrido? Vabbè. Marchionne, come si fa un semiasse? Sono domande che si... Sono capace anch'io a fare domande, no? Vabbè, insomma. È che non sono capace a fare il semiasse, no? Ma infatti quello forse è un po' un problema. Senta, For a poor Abruzzo's man. No, adesso non esageri. Do charity, please. La carità, perché... No, non mi sembra eccessivo. Capisco Io che il suo stipendio sono è sceso. Quasi povero. Ma no, no, no. È diventato povero come quando... Sì. Vivevo a Chieti? Non credo. Solo che allora avevo una casa di 80 metri quadrati. Sì, beh, certo. Adesso c'ho tutta a Chieti, no? Vabbè, sì, allora è vero. Lei l'anno scorso ha preso 60 milioni, no? Quest'anno solo 10. È vero. L'anno scorso mi hanno dato il super premio per la fusione con Fiat Chrysler. Certo, c'era stata la fusione. È un trucchetto che non è che mi riesce sempre, no? Beh, non è un trucchetto, è un... Cosa credo? Crede che non ci abbia provato quest'anno? Ma come non facevo? Ci dormo la notte, La notte. Penso solo a possibili fusioni, no? Pensate tutte. A fusioni. In fondo con General Motors? Sì. In fondo con Peugeot? Va bene, in fondo con Ford. Ma non credo fondo che Peugeot con Ford. No, Ferrari. No, ma aspetti un attimo. No, non so, sono diventato un saldatore. Non credo che la... Non deve solo fondo. Non è che... No, ma... Forse non deve con fare... Con chi mi fondo? No? Ma non lo so io. Allora, dica lei con chi mi fondo. Ma che ne so io? Posso provare una fusione Fiat Philip Morris. Fiat e Philip Morris, ma cosa dici? Perché no? Mettiamo le scritte delle sigarette sugli sportelli, no? Ma cosa? Chi guida la Panda danneggia te e chi ti sta intorno. Ma no, non è vero, no. Ma magari perché? Funziona, non lo so. No, tanto le provo tutte ormai, no? Senta, però, il suo lavoro non è fare fusioni a tutti i costi, no? Dovrebbe invece puntare sulle auto. E sa cosa vuol dire? Fare una macchina buona. Ma no, non lo so, non è il mio mestiere. Ecco, allora siamo in due. No, però, no, non è vero. Senta, ho visto invece tante novità al Salone dell'Auto di Ginevra. Abbiamo stupito tutti, Sì. Modelli rivoluzionari. Tipo? Tipo, esatto, la Tipo. No, ma come la Tipo? Abbiamo presentato la nuova Tipo. Sì, vabbè, non è un modello rivoluzionario, Guardi, forse per me farei la Fiat Biga. Ma perché? Un due cavalli alla vecchia maniera, coi cavalli che trarono, ma no? Perché? Scusi. I want to confess you. Parli italiano. Confessare una cosa. Ecco, vuole confessare una cosa, sì. Le dico dove sta andando il mercato. Ah, che bello, sì, nel grazie. Nel mondo c'è tanta voglia di ritmo. Di ritmo? Lo sento. La ritmo. Noi stiamo prendendo tempo per far salire questa febbre di ritmo. La febbre. Appena il mercato è pronto, noi usciamo. Con una nuova versione della Fiat Ritmo. Ah, lei vuole uscire con una nuova versione? Ma non lo so, io dico, se è lei che tira fuori. Ma io pensavo di lanciare quella vecchia. Ma come quella vecchia? Mi sembrava perfetta, magari diamo una lavata dentro fuori. Scusa. No, Andrea Zalone!
No, beh, io posso dire una cosa. Adesso io prendo in giro Marchione e la Fiat, però io voglio dirlo, ok, d'accordo? Io a Milano giro con la Fiat 500, ok? D'accordo? È bellissima. Sono l'unico comico che fa la pubblicità senza beccare una lira, porca puttana. È bellissima Marchione, ti voglio bene, la Fiat 500 è stupenda. Perché che bella che è. Ogni tanto non si apre il bagagliaio dietro, ma cazzatine, se il bagagliaio dietro ogni tanto... No, cioè, perché se apri il tettuccio, non si apre il bagagliaio. Cioè, non è che o apri il bagagliaio o apri il tettuccio. Però è una figata, una macchina stupenda, io l'adoro, va bene? Io giro sempre, d'accordo, va bene? Certo, io mi rendo conto che però poi, cosa vuoi che ti dica, ogni tanto si accende anche la spietta rossa. Ma questo è un altro discorso. Avvocati di Marchionne, sto scherzando, questa è satira. No, perché Formigli deve pagare 8 milioni di euro. Va bene, scusate. Ma lui ha fatto un'inchiesta, vero? C'è il mio avvocato lì. E io sparo cazzate, io sono il re dei guitti. Va bene, no, allora, con tutte queste imitazioni rischio un po', prima o poi qualcuno che mi segue con una roncola lo trovo, perché la settimana scorsa ho imitato un cuoco vegano e un po' di timore ce l'avevo. Cioè, un po' di rappresaglie me le aspettavo. Sai, pacchi bomba Satan in camerino. Una testa di sedano mozzata nel letto come il padrino. E invece niente, perché i vegani sono pacifici, tolleranti, rispettano tutte le opinioni senza fare polemiche. Eh? Milano, blitz dei vegani nel ristorante di Cracco, dopo il caso del piccione, è un assassino. Vuoi che muoro? Vuoi che muoro, Cracco di piccione? Secondo Repubblica, ristorante di Cracco a Milano, si sarebbero presentati una quindicina di vegani che lo hanno chiamato assassino perché cucina pennuti. Ora, se passa questa linea, il signor Amadori che cos'è? Goebbels? No, dunque, cosa succede? Facciamoveli un processo... Facciamo un processo di Norimberga a tutte le nonne d'Italia che fanno il brodo di gallina? Io non pensavo che era carne, pensavo fosse tofu. Obbedivo solo agli ordini di mio nipote. Ma poi, tra l'altro, se Cracco cucina un piccione, chi si deve incazzare non sono i vegani, sono i clienti. Ma passone di piccione. Ma non tutti i vegani sono così. C'è chi non farebbe male a una mosca e chi non farebbe male nemmeno a una zucca. Se aspettate un attimo, dopo la pubblicità, vi giuro che torno vegano. Tra poco. Andrea Zalone! Simone Salvini, ti ho visto. Eccoci. Ti ho visto. Scusami. Stai facendo una cosa che io adoro. Stiamo lavorando uno degli alimenti più importanti per noi vegetariani. Tu lo sai, insomma, conosci molto bene il tempeh. Questo lo conosco molto bene. Il tempeh. Come si fa il tempeh? Per realizzare questo alimento bisogna innescare un fermento che poi provoca, vedi, questa mucillagine. Sì. Questa muffa lo arricchisce in proteine, in vitamine e in valori nutritivi. Fa bene poi, anche all'intestino la fermentazione, soprattutto, no? Soprattutto. Iniziamo a prendere i nostri fagioli, perfetto. Perché i cuochi dicono sempre i nostri fagioli? Perché li abbiamo cotti e sono diventati... Nostri. Sì, esatto, il nostro patrimonio. Usa le mani, li rompiamo. Posso? Devi, vado. Tutte e due le mani, in questo modo. Senti, sì. Ma mettere patate e fagioli insieme non è un po' troppo? Sì, peccato che in America Latina questa cosa la fanno circa da 20.000 anni, insomma. Facciamocene una ragione. Facciamocene una ragione. Non siamo i primi. Ok, va bene. No, io... Non siamo i primi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Sono Germi di Soia. Sì, si chiama Germi di Soia. Benvenuti nel mio ristorante. Sì. Che ricordiamolo si chiama? Il Satut. Il Satut. De Carton. De Il Satut de Carton. Satut de Carton.
Qui a Milano. Qui a Milano, infatti, sì. Perché sto aprendo un po' un franchising. Ah, sì? Ah, anche a Bologna. A Bologna, come si chiama? Il Sato Denkas. Vabbè. E invece sto aprendo anche, sì, ne sto aprendo anche sì. Uno a Genova. A Genova, immagino che si chiamerà. Uno Sadembe. Eh? Uno Sadembe Link. Il franchising. È un franchising, sì. Perfetto, sì. Bene. Prima di iniziare, sì. Però vorrei dire una cosa ai tanti amici che ci hanno scritto delle mail di protesta. Vabbè, che hanno fatto i commenti brutti su Facebook. Vabbè, un fenomeno. Cari amici, io voglio rassicurarvi, in questo ristorante tutti i cereali, gli ortaggi e la frutta che cucineremo sono volontari. Volontari? Sì. Sono volontari. Nessun ananas viene tagliato se non è espressamente lui a farcelo capire. No, scusi, ma come fate a capire se un alimento naturale vuole essere tagliato o meno? Grazie al flaffo. Cosa? Cos'è il flaffo? Un enzima che più è presente e più il vegetale ha voglia di essere tagliato. Il flaffo? Esiste? Il flaffo poi ha delle proprietà incredibili per gli occhi. Ah, non sapevo che esistesse. Sì. Io avevo questa amica che aveva un po' di congiuntivite, ha fatto una dieta mangiando alimenti con tanto flaffo per 2 settimane. Adesso sta bene? Sì, benissimo. Sta benissimo. Addirittura le sono spuntati altri 2 occhi sulle tempie. Non credo. E però, purtroppo... Sì. Vabbè. Meno male che è arrivato. Purtroppo gli amici ora non le invitano più a giocare a scala 40 perché riesce a vedere le carte di tutti. Certo. Senta, possiamo venire invece alla ricetta perché... Cosa c'è? Abbassi un po' la voce. Ecco, perché? E non lo vede? Cosa? C'è la melanzana che dorme. Ma non credo che... Se mi si sveglia di soprassalto è un disastro. La melanzana? Ma io non credo che la melanzana... No. Lei non ha idea di cosa è capace la melanzana quando è nervosa, perché ha dormito male. Ma non sono nervosa. Eccola, si è svegliata. Ma chi? Buongiorno tesoro. Dia il buongiorno alla melanzana. Ma non ci penso neanche. Glielo dica, altrimenti la tragedia più assoluta. Ma no. E le dia del lei. Ma pure, senta, va bene. Buongiorno signora melanzana. Veramente signorina. Fa lo stesso. Passiamo alla ricetta di oggi. Ecco, che immagino prevede innanzitutto la melanzana. No, affatto. No. La melanzana l'ho portata perché altrimenti mi cazzia che non la faccio uscire mai. Addirittura, ma che rapporto ha? Questa sera prepareremo delle lasagne al forno vegane, con ragù di tempeh, buone come le lasagne della nonna. Ah, che buone, quelle lasagne che quando le tagli, con la forchetta comincia a colare giù la besciamella, che poi c'è il ragù. Sa cos'è che mi piace? Che il parmigiano forma quella crosticina croccante, no? Che poi, quando con la forchetta si... Passa? Sì, no, scusi. No, scusi, mi sono fatto prendere dalle lasagne, scusi. Lo dica a me. Perché? E adesso devo fare il chutney. Il chutney? Ecco, tra l'altro, cos'è il chutney? La salsina? Sì. Che si fa con la mela cotta? Ecco. Sì, è vero. Però più buona le lasagne, Mela cotta, sì, con l'anice stellato e il peperoncino. Ah, che bello. Perché il peperoncino? Perché? Perché apre le papille gustative, sì. Che così sono pronta a ricevere il tempeh. Ho capito. Porca bastarda. Cosa ha detto? Tipo mostarda. No. Il chutney deve avere una consistenza tipo mostarda. Non ha detto quello, ma andiamo avanti con la ricetta allora, perché... Calma. Non possiamo mettere fretta alle verdure, perché le verdure... sotto stress rilasciano il mischiandrone. Ma cos'è il mischiandrone? La prego. Poi non hanno fretta. Ho un mio amico. Ma quanti amici ha? Ha messo fretta a un broccolo. Gli è cresciuta all'altezza della clavicola un'altra testa. Ma si figuri. No. Piccola, ma stronza, che lo contraddiceva sempre. Un inferno. Un inferno, va bene. Bene, ora prendiamo la banana. Cominciamo a cucinare. Prendiamo la banana. Uffa! Cosa c'è? Cosa c'è? La melanzana che è gelosa. Della banana. Ti ho detto che la banana è qui solo per lavoro, glielo dica anche lei, per favore. Ma no. Per favore. Ma va bene, senta, signora... Signorina. Sì, va bene. Signorina melanzana, guardi che il signor Germidi stava solo mostrando la banana per la ricetta. Oh, va bene così? Grazie. Adesso però vada avanti, la prego perché... Grazie. Ecco. Ora leviamo la buccia dalla banana, che useremo essiccata come contorno. La buccia.
La polpa comunque non si butta, ecco. E perché come tutti sanno, sì, la polpa di banana è ottima, sì, per verniciare le pareti di casa. Davvero sicuro? Sì? Sì, sì, sì. Io ho verniciato tutta casa con la polpa di banana. Ah, ed è venuto bene, un bel colore uniforme. Non lo so, perché le pareti sono tutte ricoperte dalle mosche. Ora... torniamo alla ricetta. Ecco, torniamo alla ricetta. Una grazie. Cosa importante, sì, è, sì, che noi per fare le lasagne non, sì, usiamo farina. No, 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 no. Noi utilizziamo delle verdure essiccate, sì, le sovrapponiamo in senso verticale, sì, e poi le innaffiamo con una salsina con i semi di chia. Semi di chia? Mi raccomando, sì, i semi di chia vanno, sì, orientati verso nord. Verso nord. Perché le molecole sono attratte dal polo magnetico terrestre, non orientatele mai verso sud. Perché? Potrebbero rilasciare la semicrazina. Ma cos'è? Ma dove è una proteina tossica che, sì, fa attaccare le dita delle mani. Mamma mia. Si attaccano così. Aia. E colpisce le corde vocali. Allala. Non si parla più. Ah. Esce solo un suono tipo... Mamma mia. Io ho un amico che ha, sì, preso sotto gamba la semicrazina, sì, oggi... E fa la foca all'acquafan di Riccione. Certo. Senta, ma no, scusi, ma quindi fanno male? Fanno male i semi di chia? No, 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 no. No, no, beh, no, no, perché no, pensavo, no, che la, no, semicrazina, no, no. Beh, no, 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 no. Se pestati in un mortaio, sì, aggiungendo del latte di soia, sì, si può fare un buonissimo formaggio vegano. Ah, tipo il gorgonzola. Tipo il gorgonzola. Sa che il gorgonzola, sa che è buono perché è cremoso, no? Fa quella goccia al centro. A me per esempio piace tagliarlo e poi raccoglierlo col sedano e c'è questo gusto che smorza un po', no? La dolcezza. Esatto, esatto, no? Lo sa perché è buono il gorgonzola. Si è tolto anche il naso, però scusi. Ma perché? No, comunque scusi, Si no? Possono, è buono, semi di chia, sì, pestati, sì, si possono impastare con un olio di neem e poi si mettono, sì, intorno a uno spiedino, sì, e diventano una pseudo salsiccia, ah, perfetta per una grigliata. Buona la grigliata, no, le salsicce grigliate sono buonissime, con le costine, anche le cosce di pollo che hanno quella pelle croccante, in effetti servite con un buon gorgonzola. Puttana Eva. Cosa ha detto? No. Butang Graneva, no. È una preghiera birmana, no. Serve a ritrovare la pace interiore, no. Per esempio quando voi siete al parco o tutti insieme, sì, vedete, volete farvi una buccia di banana essiccata, sì, e vedete degli altri che si fanno la grigliata, bevono l'ambrusco e si divertono, e voi dite Butang Graneva. Andrea Zalone! Ciao, popolo delle meraviglie, se non vi offendete io finirei qui, in un'ora mi sono lanciato in 10 personaggi più un Verdi con l'acuto finale che per riprendermi devo passare il weekend immerso in una vasca di propoli, mi sento come DiCaprio in Revenant. Non dico di darmi l'Oscar, ma almeno guardatevi come l'ho fatto. E dopo non perdetevi Enrico Mentana con Bersaglio Mobile. Naturalmente vi voglio bene, a venerdì a prossimo. Ciao! Buonasera a tutti e benvenuti. Stavo facendo Vendola. One, two, three, one, two. Coi droni. Mi si vede la dentatura di sotto e sembro un babbuino. Coi droni. Buttalo un po' più in maschera. Coi droni. Sì, un bel senatore. Vai su. No, stai lì. Sei senatrice. Ho il doppione di Grillo. Sì, va bene, vai. Parli troppo, però. Coi droni. Ok, possiamo continuare a dire coi droni, soldatini. Andiamo avanti. Sì. Voglio un vassoio
d'argento così pieno di brioche. Mi piacerebbe che voi piano piano prendeste le paste e andaste giù per terra e come i cani... Non sono bollito, ho fatto 6 per 6.000 personaggi da vedere.